in questa puntata. Sono quello che viene dall'isolamento e cerca al contrario la comunità. Gli si richiede un altro tipo di carattere e di distanza. Per quanto mi riguarda, venivo da un isolamento personale mai trovato, nel senso sempre cercato, mai trovato. Finché non si conosce bene il problema della malattia, ovvero dell'anoressia, questo problema ci sarà per sempre. L'Ischia Film Festival è dovuta ripartire in delle condizioni diverse. Avrò onere e onore di presentare gli incontri con gli autori. Gli occhi azzurri più belli del cinema italiano. Non ha bisogno nemmeno del cognome, basta il nome, Ambra. Sabato 4 luglio a Castiglione del Lago, avremo con noi per Castiglione Cinema RDC Incontra Lillo e Greg. The winner is Vittorio Storaro. Non chiamatelo direttore della fotografia, ma fategli gli auguri. Art is just a way to force a new perspective onto something familiar. Dio non vuole le tue preghiere. Dio è buono. Avvocato, ma come sei vestito? Io sono quello che viene dall'isolamento e cerca al contrario la comunità. Io sono un grande solo e vivo facendo un lavoro che in realtà dovrebbe mettermi a contatto col pubblico, perché guido un autobus pieno di persone, ma sono isolato anche fisicamente da loro, da un vetrino e da una scritta che mi impedisce di parlarci. E quindi io sono quello che cerca per tutto il film di rompere l'isolamento, trovo un punto di contatto umano in lui, che il più grande insegnamento che mi dà è mantenere quell'isolamento, altrimenti perdo la mia regalità. E quindi il mio personaggio è un grande deluso, perché io scopro che in nessun modo la mia solitudine avrà fine. Perché papà ha lasciato tutto a me? Ma perché ha lasciato tutto a me? Ma perché ha lasciato tutto a me? Ma perché mi ha lasciato tutto a me? Questa figura paterna che non c'è più, che è stato per lui una figura assolutamente importante in modo ovviamente negativo, che praticamente anche solo la sua eredità lo racconta a questo padre e glielo ricorda. Quindi lui, quando torna in questo posto, si ricorda: ah sì, che padre terribile che avevo, che praticamente l'unica cosa che ha voluto fare nella propria vita era quella di isolarsi e di stare in un posto così, che insomma, voglio dire, appunto, per una persona come Giacomo è un paradosso. Diciamo, come invece arrivo qua e voglio invece stare in mezzo a tutti questi sudditi che mi vogliono bene, che cercano di portarmi un palmo di mano. Questo non sarà, perché la figura del re non è quella. Gli si richiede un altro tipo di carattere e di distanza, che lui, suo malgrado, inizia ad avere, ma che gliela fa a un certo punto pesare. Perché volete un re così, adesso ve lo prendete. Potete salutare la folla, maestà. Per quanto mi riguarda, venivo da un isolamento personale mai trovato, nel senso sempre cercato, mai trovato, che non è quello imposto dalla pandemia o subito dalla pandemia, è un altro tipo di isolamento, è quello della tranquillità, della serenità, del non venire intaccato dall'esterno rispetto ai propri interessi, alle proprie passioni, eccetera. Quello è l'isolamento per me, quello giusto, quello vero, che non ho trovato mai, perché dove lo trovi? Sempre più difficile, siamo sempre interrotti, siamo sempre scavalcati, contaminati, controllati, tutto. Quindi magari forse, ecco, ho invidiato Sanna, l'avvocato pazzo, che nel suo piccolo era riuscito a creare comunque un sistema gerarchico medievale in cui bene o male le cose un po' funzionavano sotto quell'aspetto. Conte Ubaldo Pecci dall'Uva, da Monte Caminetto. Ma che state a fare?
a rivoluzione. La cosa su cui secondo me fa luce il film, che è molto interessante perché è un argomento di conversazione molto interessante, sono il recupero del senso della comunità porta con sé necessariamente l'affrontare dei problemi che la comunità poi deve risolvere insieme. Vedi ad esempio quello dell'accoglienza. È molto facile trincerarsi dentro un muro e dire funziona tutto qui, funziona tutto perché quello che non funziona lo lasci fuori. Invece la vera evoluzione della società è integrare quello che viene da fuori all'interno della tua società e fare quello che nella vita è necessario fare, dall'amore fra due persone alla convivenza di una moltitudine di persone, cioè arrivare al compromesso, che è sempre necessario, è sempre alla base di qualunque tipo di società. E invece questi che si sono andati a rinchiudere in un'epoca storica lontana anche da loro, è chiaro che non accettano che possa essere contaminata la loro scelta, ma perché sanno quello che c'è fuori. Oddio, a vocal lei si è perso Francesco Totti. Chi? I congratulate you on an idea and a job well done. So keep after it and let your message and your voices be heard. Thanks so much for getting a hold of me. Good luck to you guys. God bless you. Love you. Love, 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 love. Okay, bye. E Lea Borgnotto, insieme abbiamo diretto il cortometraggio Innermind. È basato sulla mia esperienza personale, è un cortometraggio fantascientifico e per questo cortometraggio siamo state ispirate dai film Metropolis e Blade Runner. Nella fantascienza volevamo mostrare che finché non si conosce bene il problema della malattia, ovvero dell'anoressia, questo problema ci sarà per sempre e per questo in una società come adesso il problema esisterà anche nel futuro. Il cortometraggio può essere visto in modo universale. Togliendo la lingua parlata, lasciando soltanto il muto, abbiamo voluto che lo spettatore, comunque chiunque lo vedrà, si immerga totalmente nel problema. La nostra passione per il cinema nasce da quando siamo veramente piccolissime, perché i nostri genitori ci hanno sempre portato in vacanza durante il periodo della mostra del cinema di Venezia e da lì abbiamo ampliato la nostra passione per il cinema. Stiamo per girare il nostro primo lungometraggio che sarà diretto appunto da noi insieme ad Edoardo Nervi, che ha curato la fotografia di Innermind. Sono Edoardo Nervi, ho realizzato la fotografia di Innermind. Ho dovuto realizzare un'immagine diciamo al 90% già definitiva, utilizzando soltanto le luci di scena. Una delle particolarità della fotografia di Innermind è appunto che ci sono due tipologie differenti di fotografia all'interno del corto: una molto più desaturata, con colori più grigi, che è la parte appunto ambientata nel mondo reale, per quanto riguarda invece la parte del corto ambientata nel labirinto intricato della mente della coprotagonista, abbiamo utilizzato dei colori molto più vivaci ma molto freddi. Un saluto speciale a tutto lo staff di Innermind. Grazie. L'Ischia Film Festival è dovuta ripartire in delle condizioni diverse, ma chi fa bene il suo lavoro nel passato può anche auspicare di poterlo fare nel futuro a delle condizioni diverse come quelle imposte dal Covid-19. Abbiamo realizzato pertanto una piattaforma online nuova dove è possibile vedere tutti i film in concorso, sono circa 70 le opere, e contemporaneamente abbiamo organizzato insieme a tutto lo staff la possibilità di avere come primo festival in Italia a ripartire in questa formula ibrida anche la possibilità di avere degli ospiti che presenteranno i loro film davanti al pubblico nella storica piazza delle armi del Castello Aragonese, unica piazza dove è possibile proiettare con le norme di sicurezza. Pertanto anche un segnale di speranza e una ripartenza post-Covid. Ci auguriamo che questo
questo nostro segnale e grazie al contributo degli autori che hanno deciso comunque di andare online con le loro anteprime e degli ospiti che abbiamo annoverato per questa edizione, di poter dare un forte messaggio di ripartenza. Viva il cinema e viva l'Ischia Film Festival. Sarà la prima edizione, il primo festival in presenza di ospiti della stagione. Avrò onere e onore di presentare gli incontri con gli autori, da Marco D'Amore con L'Immortale a Morelli per Sette ore per farti innamorare, fino a anche una serie di anteprime, penso a quella di Carlo Luglio, che porterà insieme a Nando Paone il ladro di cardellini, e il cast dell'Amica Geniale, che come sappiamo appunto in parte è stato girato proprio a Ischia e ha valorizzato le location. Il festival da sempre, il festival che cerca di dare lustro a quelle che sono le location nel cinema. Poi ci sarà un grande ospite a cui andrà il premio alla carriera quest'anno, ed è Sergio Rubini, attore e regista, e con lui avremo magari anche modo di come dire, ricordare il maestro Federico Fellini, proprio perché Sergio Rubini, vogliamo ricordare, ha praticamente iniziato, era il terzo o quarto film, ora a memoria non ricordo precisamente, insomma, l'intervista proprio con il maestro. Quindi nell'anno del centenario sarà bello parlare di cinema, non solo contemporaneo ma anche della grande storia del cinema. Gli azzurri più belli del cinema italiano, ma anche la faccia da schiaffi più simpatica degli spaghetti western. Mario Girotti, in arte Terence Hill, è una figura più unica che rara nel panorama del cinema e della televisione italiana. È capace come pochi di far conciliare gli opposti. Lui è umile e spavaldo, è tranquillo e fiero. È un po' come il suo nome, Mario Girotti e Terence Hill, ovvero il divo di casa nostra e anche il divo dal nome hollywoodiano, dal nome leggendario. La sua ultima fatica cinematografica, Il mio nome è Thomas, che riproponiamo a Castiglione Cinema venerdì 3 luglio. Il film ha questa dimensione di bilancio esistenziale e ci piacerebbe che Terence Hill, proprio a Castiglione Cinema, un po' raccontasse questo suo viaggio, fatto sicuramente di successi ma anche di drammi personali, di cadute, di rinascite, di riscoperta della fede, ovvero di tutti quegli elementi che rendono ogni autobiografia qualcosa di unico ma anche di universale. D'altra parte, nel caso di Terence Hill, questa autobiografia avrebbe già un titolo e sarebbe, se mi permettete, Il mio nome è Mario Girotti, aka Terence Hill. 7 anni insieme. 7. Come i vizi capitali e gli angeli dell'Apocalisse. Pochi rispetto a tutta la vita, ma troppi per ricominciarne una da capo. Non ha bisogno nemmeno del cognome, basta il nome, Ambra. Sarà tra le grandi protagoniste di RDC Incontra, Castiglione Cinema. La troveremo in piazza a dialogare con il sottoscritto e con il pubblico il 3 luglio, venerdì nel pomeriggio. Ambra è molto poliedrica, lo sappiamo, versatile, un talento puro che ha sempre fatto della contaminazione e della non ripetizione il proprio valore preminente. Dal 2007, da quando esordì in Saturno Contro, vincendo da non protagonista tutto quello che poteva vincere, Davide, Nastri e Globi, a oggi è passato tempo, l'abbiamo vista in tanti altri film, di questo e di molto altro ci parlerà Ambra a RDC Incontra. Siateci. Sa, dottore, oggi, dopo molti anni, ho incontrato Nando, mio vecchio compagno di scuola. Oh! Mi devi chiamare Bourdon, che voglio una cosa da te. L'appuntamento è sabato 4 luglio a Castiglione del Lago. Avremo con noi per Castiglione Cinema RDC Incontra Lillo e Greg. Nel pomeriggio ci racconteranno tutto il loro percorso, da fumettisti a conduttori radiofonici, attori cinematografici, teatrali, musicisti, latte e i suoi derivati, fino ad arrivare alla recente esordio in regia con DNA Decisamente Non Adatti, film che ospiteremo in serata poi nella Rocca Medievale. Quindi un appuntamento da non perdere, vi aspettiamo a Castiglione del Lago. The winner is Vittorio Storaro. Non chiamatelo direttore della fotografia, ma fategli gli auguri. Vittorio Storaro, il nostro più grande direttore della fotografia, pardon,
cinematografo, in americano cinematographer, compie oggi 80 anni e lo fa nel migliore dei modi possibili, ovvero con un premio fresco, freschissimo, il Nastro d'Oro appena annunciato, che i giornalisti cinematografici italiani gli daranno a Roma il prossimo 6 luglio. Storaro è un grande, un grandissimo della settima arte, si avvicinò alla sua essenza, quindi ai suoi lavori migliori, con un'intuizione, anzi una folgorazione, non sulla via di Damasco, ma a San Luigi dei Francesi a Roma, allorché vide il ciclo di San Matteo del Caravaggio. Da lì trasse ispirazione e, come dire, davvero nutrimento culturale e visivo per fare le luci di capolavori della storia del cinema. Per tre ha vinto l'Oscar. Parliamo dell'Ultimo Imperatore di Bernardo Bertolucci, parliamo di Reds e parliamo soprattutto di quello che forse il film meglio fotografato, anzi cinematografato di sempre, qualche classifica lo dice, ovvero Apocalypse Now di Francis Ford Coppola. Storaro fa 80 anni pensando al futuro, pensando a un omaggio tripartito, libro, mostra fotografica e restauro dei 10 film, uno da aiuto, 9 da cinematografo, che ha fatto con il compianto Bernardo Bertolucci. Vedremo di certo l'Italia di Storaro e il mondo tutto può andare fiera. Art is just a way to force a new perspective onto something familiar. You are so close and yet so far. Hugs. This is only the beginning of the story. Puntata.